Va ora in onda l'intervista, un programma ideato e condotto da Giovanni Certomà. Un saluto, un abbraccio a tutti gli ascoltatori. 12 di dicembre scorso, campionati italiani di maratona nella storica, insomma, maratona di Reggio Emilia, neocampione italiano Antonino Lollo, siciliano d'origine, ma ormai da qualche anno trapiantato al nord, di professione fa il poliziotto. In gioventù ha rischiato anche di diventare ciclista professionista, poi si è dedicato alla corsa. Campione italiano con un crono 2:16:22 che rappresenta il suo nuovo personal best, perché ha demolito quello del 2019, che era di 2:24, cioè lo ha demolito nel vero senso del termine. Ma è un 2:16 che credo non arrivi, come dire, così casualmente, perché già aveva dato prova di una ottima condizione nelle diverse mezze che si sono disputate prima di Reggio Emilia, in modo particolare alla Roma Ostia. Ha realizzato il nuovo personale sulla mezza maratona, 1:04:22. Forse ho detto e ho parlato tantissimo, Antonino. Innanzitutto pubblicamente ti do il benvenuto e ti faccio i complimenti per questo titolo italiano, che tu, non so se rincorressi, ci avevi fatto un pensiero, ma sicuramente eri consapevole della tua ottima condizione. Eccomi, innanzitutto grazie mille per i complimenti. Sì, un titolo italiano che comunque inseguito, tanti sacrifici, tante rinunce in questi ultimi 2 o 3 mesi dopo l'estate, è comunque una condizione davvero ottimale che già mi fa sperare, diciamo, di poter fare bene e di poter migliorare il tempo stesso. Il tuo allenatore Saronaso, credo, insomma, c'entri qualcosina con questo miglioramento significativo a livello cronometrico. Avete, non lo so, modificato qualcosa nelle metodologie di allenamento? Cosa è cambiato? Saronato comunque mi è stato vicino a diversi allenamenti in questi mesi e sicuramente abbiamo affrontato con gradualità questa parte, cercando di far bene nelle mezze maratone e usando e affrontando appunto sia le mezze che i vari allenamenti per un'eventuale maratona, che sicuramente non ho avuto tanti mesi rispetto ad altri atleti importanti professionisti per poterla preparare, ma anche perché sulla resistenza diciamo non è che abbiamo cercato di tralasciare un attimino la resistenza e aumentare un po' i ritmi e la velocità. Vedete, ha fatto lavori più veloci che di quantità chilometrica. Esatto, sì, infatti io ero un pochettino in dubbio sulle settimane prima perché dicevo l'ultimo lavoro che mi manca è quello sulla distanza e invece mi dice no, tranquillo, perché comunque la distanza ce l'hai e vieni da comunque da anni come il ciclismo che ti ha aiutato, ti ha dato tantissimo sulla distanza perché tenevi quei ritmi, quelle distanze, le ore, però bisogna un attimino velocizzare, infatti abbiamo un attimino fatto qualche lavoretto e tutti i giorni ci allenavamo e comunque io venivo seguito a lui soltanto una volta a settimana perché per lavoro abito in un altro posto, quindi il campo di allenamento era a 40-50 km dal posto in cui vivo e mi facevo seguire comunque una volta a settimana, quello ha fatto la differenza perché comunque facevamo i lavori in pista, tutto il resto poi era tutto un allenamento solitario. È cambiato qualcosa a livello mentale in Antonino Atleta rispetto alle altre maratone? Hai percepito che è scattata quella molla, che ti ha permesso di dare di più? Sì, sicuramente tanta tranquillità e serenità, la fiducia era di passare, oltre ad avere una bella condizione, di passare alla mezza maratona con un tempo abbastanza non troppo alto, quindi siamo riusciti a passare con 7:45 circa, senza strafare, quindi tra virgolette, usando il termine ciclistico, senza mettere il naso fuori dal gruppo, ecco, così ho fatto. E quindi questa parte, diciamo, la mezza maratona è stata. L'abbiamo passata tranquilli, quindi sono riusciti ad avere appunto al 30° km una lucidità, una serenità, quella che mi è basta per poter fare un cambio di ritmo, rientrare sui keniani e addirittura attaccare e potermi giocare quasi la vittoria. Poi, ovviamente, se mi domandate dove ho sofferto, posso dire che ho sofferto soltanto la parte in cui sono rimasto solo dopo che il keniano mi ha staccato gli ultimi 3 km, ma per il resto ho giocato d'astuzia e di intelligenza. Per la cronaca, vincitore Edwin Kiptoo con 2:15:15, insomma, alla fine siete stati quasi sempre assieme, no?
Sì, fino al 39esimo chilometro insieme. Io ho cercato di cambiare il ritmo. E anche da dire che nel momento in cui c'erano gli africani con me hanno rallentato un attimino, perché sicuramente hanno una bella progressione al finale, quindi con me ci potevano giocare sicuramente da astuti anche loro. Però così facendo stavano facendo rientrare il secondo italiano, che era 20 secondi, che era dell'aeronautica militare Giacobassi, quindi rientrando lui significava che tutto quello che avevo fatto più lì era proprio servito a nulla. Quindi lì è che mi sono messo comunque a fare un cambio di ritmo, cercando di aumentare il ritmo, staccare gli africani. Infatti è rimasto lui con me fino al 39esimo chilometro, poi ovviamente ha fatto una bella progressione. Sicuramente io avevo sprecato un attimino, però sì, poi mi ha dato un minuto e dieci circa. Pensi che questo 2:16 sia migliorabile ancora? È possibile limarlo? Qual è la tua sensazione? Secondo me sì, perché Reggio Emilia è un percorso non piatto, è un percorso bellissimo, comunque mosso, perché fino al 18esimo chilometro sale, poi scende leggermente fino al 25, ma poi tutto un saliscendi molto nervoso. Quindi non è una gara piatta dove si andava regolari, ecco. E di dislivello circa 200 metri su una mezza maratona è tanto, scusa, una maratona è tantissimo. Secondo me va lì quei 40 secondi, se non rimanevo solo, comunque quei 40, mettiamo lì quel 50 secondi, un minuto abbondante, riesco a limarlo sicuramente in campo internazionale, su una gara, su una maratona internazionale, non so, come Valencia, come Siviglia, che comunque ci sono, dove gli ultimi chilometri non rimani da solo, rimani con 30 corridori, e se fai 50esimo fai un tempone. Quindi secondo me, anche detto dal mio preparatore Saronaso, un 2:14-2:15 in una gara internazionale l'avrei fatto sicuramente. E adesso voglio farti la fatidica domanda che sto facendo ultimamente a quasi tutti quelli che sto intervistando, no? Ma hai corso con queste scarpe di nuova concezione, con la famosa piastra in carbonio, e se sì, hai percepito che ti abbiano aiutato realmente? Sì, no? Allora, puoi dire anche il marchio, non ci sono problemi. Sì, no, io ho usato sempre Adidas, ma anche da dire che ho usato, anche dire che per la prima volta mi sono trovato in una mezza maratona a maggio a Trieste con atleti internazionali che avevano tutti queste scarpe, sia le Nike che le Adidas in carbonio. E lì per la prima volta, perché non l'ho mai usato fino a, diciamo, e mi sono trovato che ero l'unico a non averle, perché usavo comunque una Adidas Pro Classic, quindi classica, anche se comunque una uno veloce. Poi mi sono detto che comunque un Adidas l'avrei voluto comprare con le mie spese, e mi sono comprato un Adidas in carbonio, l'ho provata in qualche mezza maratona, ho visto comunque anche in allenamento la differenza la fa, perché comunque sono scarpe non abbastanza secche e veloci. Poi ho cercato di usare, ho usato alla Roma Ostia e anche a Roma gli italiani di mezza le Nike, è un'ottima scarpa che sicuramente una differenza la fa, però è da dire che ormai ad alti livelli sicuramente sono scarpe che si deve correre anche a 3 km, quindi ad alti livelli. Una differenza la fanno, ma sicuramente anche una condizione fisica ottimale. E in maratona, da dire che non le avevo mai usate, quindi non sapendo come potevano andare, sicuramente aiutano un attimino anche sulla parte economica della corsa, quello è sicuro. Ovviamente i ritmi e la tecnologia anche essa aumentata anche sulla scarpa. Diciamo che non servono molto a quelli che vanno a 6 km, va? Secondo me lì si va un attimino a toccare un tasto dolente, praticamente sì, non servono molto. Prossimi impegni, farai qualche cross, gare brevi prima della fine dell'anno? No, prima della fine dell'anno credo di recuperare sicuramente fisicamente e mentalmente. Qualche cross, vediamo in che condizione siamo a inizio anno, magari sì, qualche cross, però adesso voglio totalmente recuperare, pianificare un attimino la stagione, non dico ricominciare da zero, ma cercando di affrontare una preparazione puntata sulla forza, il potenziamento, su una base che mi aiuta sicuramente a recuperare e a non perdere la condizione in cui sono arrivato. Grazie ad Antonino Lollo, il neocampione italiano di maratona. Grazie mille a voi, grazie mille. Avete ascoltato l'intervista, un programma ideato e condotto da Giovanni Certomà.